The Show. È un rutto etero, signore. Cogli voi, scusa, cogli voi. Ma posso andare? Non me ne frega un c***o, li odio. Ma tu sai che cosa hanno fatto? Scusa. Ciao ragazzi, benvenuti in una puntata di Vita Buttata. Oggi mi faccio un tè con i The Show, ragazzi. Gu, che bello avervi qua. Che grazie, bello esserci. Guldo, tu intanto vai, vola mia rondine, vai di là. Guarda, guarda chi c'è. Chi c'è? Vai, vai, vai. Dai, vieni qua, vieni qua, vieni no, qua. No, vieni non qua. Puoi dargli. No, glielo do. Ma no, ma vai via re, amore. Al volo, raga. No, 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 no. Ma vai via re. Io non so mai come. Come si occupa? Ti posso dire questo, capire. Con la faccia in avanti, quindi non fai l'effetto morto. Se no volevo essere tipo un po', capito, come se fosse mio agio. È vero, a tuo agio è anche figo se stai leggermente così, fai così, e, però stai in avanti. Okay. No, però così sembra. C'è una cosa che voglio dire. Ragazzi, ragazze, vi prego siate buoni. Sono due etero, cisgender, bianchi. Allora, innanzitutto che faranno io sono del... un po' ferito al fatto che tu abbia assunto che noi siamo bianchi, così senza neanche chiederci come ci identifichiamo. Hai ragione. Tu come stai messo ad alcol? Regge o non regge? Lui non regge niente. Dipende cosa può ottenere da questo video. Tutta la verità, infatti sto per aggiungerci vodka. Ma quanta c***o stai mettendo? Questo qui è tutto analcolico. Allora, ok. È un rutto etero, signore. Ah, in tutto questo? Ah, ma nel tè si per... Vorrei... Allora, avete presente su YouTube che voi fate il c***o che vi pare? No, non facciamo un cazzo che... Sì, voi fate il c***o che vi no, pare. No, sì, perché abbiamo dovuto costruire un canale a pagamento per fare quel c***o che... Abbonatevi a The Show Plus. Quindi è vodka, Bacardi, Brisana, l'arancia. Questo qui, infatti, lo voglio chiamare The Shock. Tu sei sicuro che sia potabile poi questa bevanda? Un cin e uno di due deve lanciare. Ci vediamo una puntata di Vita Buttata, come cazzo vi pare. Vai Ale, lancia. Posso prima assaggiarla per capire se posso dire questa frase qua? Vai. Vabbè, ma cioè, devi una puntata di... Fa schifo? No ragazzi, fa cagare. Vai, vai, una parola a testa, vai. Ah, ok, vai. Partiamo con una puntata di Vita Buttata. Un po' cringe sta cosa, però. No, me l'avete resa voi cringe. Aspetta che te lo aggiolcisco. Ma hai fatto un corso da barman, si vede comunque, hai investiti bene, cazzo. Questo è il The Shock, ragazzi. The Shit, direi, perché... Quest'anno nei migliori beach club il The Shit, ragazzi. Non volete rifare il lancio? Quando dice così è perché sembravi un coglione. Ma io volevo sembrare un coglione. Ma forse sembriamo coglioni che non volevano sembrare coglioni, capito? Quindi poi dopo. Io direi che a questo punto siamo porchi. Benvenuti in una nuova puntata. Ma non... Allora, lo faccio io, ragazzi, basta, non siete capaci. Partiamo con una puntata di Vita Buttata. Se no, teneremo che secondo me non è male. Io mi sento offeso, però. Ascolta. Questo è bullismo. La miglior vendetta della mia vita è stata quella che dopo 7 anni di relazione tossica, in cui sono stata aggredita verbalmente, denigrata e tradita. Ma sta raccontando una tragedia. Ma mi guardava, fa apposta. Un pezzo di merda. Sono temi a cui tengo, tra l'altro. Dopo 7 anni di relazione tossica, in cui sono stata aggredita verbalmente. Ma ragazzi, ma non possiamo ridere di questa cosa. Ti fa ridere lui. Sì, è lui. Ragazzi, che sia chiaro, non stiamo ridendo per la relazione tossica. Anzi, non vedo l'ora di commentarlo. Enrico, esci fuori. No, stavi così. Mi brucia lo stomaco, è normale. Oddio. Non penso. Anche perché non l'hai bevuto! No, lo so, ma non l'hai bevuto, è pieno! Ascoltiamo l'audio di questa sì. Cazzo di vita. Sì, dai, almeno uno sentiamolo, perché poi è un tema importante anche. Mi sono già da ridere, però. Cioè, con quello lì che è lì così. Dai, un po' di serietà, comunque sono temi importanti. Ragazzi, c'è una ragazza che sta cercando di aprirsi con noi. In cui sono stata aggredita verbalmente, denigrata e tradita. Me la sono spassata con l'ex migliore amico del mio... ex, e adesso e abbiamo un figlio. Va bene. No. Un passo indietro, perché ora mi viene da ridere. No, ci sono, lo faccio. Io guardo su. Io guardo in camera. Io guardo il fondo del bicchiere. È ancora pieno. Però sei tu, fai la battutina. Fai la battuta, prima cioè, la battutina. Me la sono spassata con l'ex migliore amico del mio
ex. Ora ho sentito bene. Adesso siamo sposati dopo un anno e abbiamo un figlio e siamo super felici. Ma come cazzo vuoi sposarti dopo un anno? Cioè, la prima domanda che mi viene proprio spontanea. Tu hai presente che l'amore non ha tempi? Scusami, tu ti sposeresti dopo un anno? No. Vedi, no, tu ti sposeresti dopo un anno? No. Non mi è mai capitato. Posso dire che a me ha colpito un'altra cosa di questo audio? Il fatto che lei abbia svilito il sacramento del matrimonio, cioè si è sposata per vendetta. Beh, è questo che viene fuori da quest'audio. Analizziamo questo messaggio insieme. Questo ghiaccio ci mette tanto sciogliersi. Analizziamolo. È una bella lezione del karma. Ma noi come facciamo a sapere che l'approccio... Cioè, ma qua stiamo cercando di portare avanti dei discorsi di un certo tipo. Io lo trattengo, però un po' mi esce fuori. È gasatissima, fa schifo, è gasatissima. Mi giro già la testa, inizio già... Tu sei ubriaco, Marcio, ne hai bevute due, scusa. Siamo su un coccodrillo. No, comunque a me piaceva... Avevo fatto un ragionamento, ma lo sono dimenticato. Era un messaggio che ubriaco io. Ale, sei rimasto tu. Sì, mi sono andato. Ci sei già. Ecco, mi devo fare un coccodrillo. Cioè, sai questo? Con le gambe incrociate com'è? No, perché mi dà quell'idea, capito? Che sono a mio agio, rilassato. Io una volta avevo fatto una schedina, mi accorgo di averle prese tutte e di aver vinto un po' più di 500 euro. Dopodiché esco per festeggiare a far serata e quella sera mi rubano la borsa. E nella borsa c'era questa schedina che il giorno dopo avrei dovuto incassare. Ci godo, posso? Sì. Ci godo. Io sono contro che c'è gente che spende soldi nelle scommesse. Quello è un grave problema che andrebbe debellato dall'Italia. Perché un sacco di italiani si giocano alla pensione tutte le mattine nelle slot machine e nessuno fa nulla. Voi non avete mai giocato alle schedine dei... No, mai. Non è vero, tu hai anche vinto. Ti vantavi che alle superiori avevi vinto 1000 euro. È vero, sì. Però pezzo di, che falso di ragazzo. Cioè, mi dissocio perché, allora, è vero, ho vinto 1000 euro. Ma il bingo, non alle cazzo di schedine. Vabbè, allora il bingo invece lo prescrive il medico. Ai ludopatici. Ludopatico, guarda il bingo che per guarire è perfetto. Veramente imbarazzante. Io da quel giorno non ho più giocato un cazzo perché ho detto, pensa quanto... Non è vero neanche questo. Poi siamo andati all'introtto in quartiere. Non è vero, non è vero. Siamo andati a un casinò, ho giocato alla roulette. Un sacco di soldi. Scusa, ma che cazzo dici? È sculatissimo. No, questo è con una tecnica molto precisa. Cioè, uno che prima fa la invettiva contro il gioco d'azzardo, poi manda il messaggio che esistono le tecniche. Che non è la prima cosa da non dire. Non esistono tecniche, è sbagliato. Cioè, però posso dire con estremo orgoglio che non pubblicizzerei mai nessuna roba inerente alle scommesse. Vabbè, questo penso. Come si chiama quello di Roma? L'attore romano più famoso adesso? Amendola. Amendola, lui fa pubblicità. Io traduco, capito? Cioè, una carriera altissima eppure fai quella roba lì perché? Per soldi, tutto a un prezzo. Per me no, però. Per 10 milioni lo faresti? Per 10 milioni sì. Lo faresti? Sì. Quindi semplicemente hai un prezzo più alto di Amendola che non sappiamo quale sia. Prima hai detto che non giochi d'azzardo e poi è venuto fuori che giocavi. Adesso hai detto una cosa che non farei mai e poi un attimo dopo ti sei smentito. Una cosa che non faresti mai nella tua vita? Non farei mai. Ma in mezzo cosa mi avete messo? Avevo una speranza magari anche di avere una carriera politica fra 10-15 anni. Sapete cos'è? Io so. Ma che cazzo stai facendo? Vuoi che ti ciucci i piedi come le mora? Questo la dice molto lunga sul vostro rapporto lavorativo. Cioè che gli leggo i piedi? No. Noi di solito lavoriamo così, ci mettiamo a cucchiaio e partoriamo le idee, capito? Sono scomodo così. Mi sto pisciando addosso. Devo pisciare. Dov'è il bagno? È quello quei c***i. Ci sono due c***i duri. Mi dispiace per quello che è successo. Veramente io non... È un momento magari nel quale è pesante, no, per lui il periodo. No, no, assolutamente. No. È che lui... Il fatto è che lui, come me, non beviamo alcol. Però evidentemente siamo fisicamente predisposti in modo diverso. O io all'improvviso vomiterò. Cioè, getto a un certo punto, dal nulla, così. Questo è il gioco che in assoluto io non volevo fare. Io proprio muoio, voi lo sapete, io muoio a fare determinate cose. Tra queste cose ci sono non tanto gli scherzi, ma in genere il mondo del scherzi. Infatti, sto dicendo, che cazzo sto dicendo? Perché so già. Il gioco di oggi si chiama Alphabetical. Voi dovrete, e mi ci metto anch'io, fare un discorso, una conversazione con la persona dall'altra parte, iniziando dopo le pause con una lettera dell'alfabeto. Posso chiamare qualcuno dalla tua rubrica? No. Dai. Ma non dal mio numero. No, chiamo col mio numero, ma vado a caso sulla tua rubrica. Pazzi, però, cioè, io non li voglio più qua dentro.
No, raga, yeah, come no, no, come no, no, sì. Scegli un altro, vai, a caso. Tanto sarà uguale anche nel prossimo. È una persona molto riservata, non è giusto? È perfetto. No, no, ragazzi, mi state veramente uccidendo con questa. Questo è mio? Facciamo così, facciamo così. Io scelgo un numero, non te lo dico, dai, mi sono rotto i coglioni. Andiamo. Mi sto sentendo male, ragazzi, sto per avere un colpo apoplettico. Pronto? Ah, Pietro! Chi sei? Bella zio, sono Alessio! Alessio, chi? Chi te sei in culo? Ma come stai io? Dai, tutto bene, te? Ma chi sei? Ti ho detto prima, Alessio! Alessio, che mi dammi il tuo cognome? Fai... Allora, Stigliano. Cosa? Grazie al cazzo, mi stai pigliando per il... Cioè, veramente non ti ricordi di me, non hai salvato il numero. No, io non ho perso, scusami, davvero, ho perso un sacco di numeri e non ho memoria sui nomi. Dai, aiutami, di cognome non mi hai detto. Ho voglia di aiutarti, ok. Stigliano. Stigliano, ma hai sbagliato numero forse, ma ci siamo conosciuti? Io, no, io ho sbagliato, non ho sbagliato numero. Tu sei Pietro, giusto? Piero. Piero. Piero che... Aspetta, lavoravi con... Muccino? No, ti stai sbagliando. Mamma mia, scusami. No, non volevo disturbare. Oddio, che figura di merda. Porca vacca. Quanta vai, merda. No. Rotto il c***o. Che stronzo che sono stato. Chiedo scusa. Porca vacca. Adesso so il tuo nome e cognome e il numero di telefono, quindi sei rovinato. Vabbè. Sì, grazie, ciao. Ciao, scusami. Ciao. Aspetta, ma che cazzo era? Innanzitutto non so che sia un signore. Sì, un signore, un signore. Vero. Vabbè, tocca a me. No, ragazzi, non ce la faccio. Non voglio sapere, non lo voglio vedere, non voglio sapere niente di voi. No, a caso, Sì, sì. No, a guarda, caso. Guarda VIP che c'ha nella rubrica. Ma dove VIP? A caso? No. Ezio Greggio. No, ma che cazzo è il numero di Ezio Greggio? Che c'è il numero di Ezio Greggio? Ezio Greggio. Ezio Greggio amo. No, no, non puoi. È il mio ex storico, non puoi. Perfetto. No, non puoi. No. Oddio, santo. Cosa fa? Cosa fa nella vita? Devi darmi un paio di info perché sennò non riesco. Suona il piano. Suona il piano, dove abita? No. Questo sono. Così io sono in combutta. Vuoi che dica. Vedi il c***o? Vuoi che costruisca un discorso magari credibile? Ma non gli fai credere che ci sia un provino da pianista? Ah, lui è un pianista, perfetto. A posto. No, non puoi. Aspetta. Sta suonando il piano. Spero non risponda. È andata. Grande che non risponde a un cazzo come me. Arrivederci. Buongiorno. Sì. Chiamo dal Brancaccio, direzione artistica del Brancaccio. E evidentemente noi cercavamo un pianista, mi hanno fatto il suo nome. Sì, per quale ragione? Francamente mi piacevano le sue referenze, giustamente la persona che mi ha parlato di lei è Guglielmo. Ah. Ho avuto delle ottime referenze da parte sua. Sia come persona che come candidatura, diciamo. Infatti la chiamo meritevolmente alla possibilità di fare uno spettacolo. Non si tratta di uno spettacolo classico, o meglio, potrebbe trattarsi di uno spettacolo un po' avanguardista, quindi rimarrei sul vago con lei, sa, non posso dirle tutto. Tranquillo. Nulla di ancestrale, una serata, verso mezzanotte, Zorro. Zorro. Diciamo l'opera è Zorro. Ci serve. Ok, ho presente. Ok. Io posso ricominciare. No, parlo io. Tra tutti i numeri della mia rubrica, il c***o ha scelto te. Guarda che Guglielmo intanto ci ha parlato benissimo di ma te. Ma che c***o
vuoi te? Ma fai silenzio. Ma scusami, ma siamo qui nel tuo canale, le tue relazioni, la tua intimità, il tuo pubblico piace questo. Comunque siamo, sono riuscito anch'io, ragazzi. Ora tocca a te. Quindi io se senti, ma per lo Zorro ci sei? No, purtroppo non c'è nessuno spettacolo. Guglielmo ha detto che un po' rimpiange ancora la vostra storia d'amore. Lasciamoli soli, perché sennò sì, hanno tanto, hanno tanto di cui parlare. Andiamo, ragazzi. Sì, 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 noi stiamo tranquilli. È per un vita buttata con i The Show. Che sono quei due c***oni che fanno gli scherzi alle persone, presente? Che si chiamano Ale Ale, per farti capire, cioè proprio pom pom, cioè, se spengono le luci. Guarda che io non c'ho i minuti limitati, dai, un bacio, dai. Grazie. Ciao, scusa. Hai visto? Non succede niente, era felice di risentirti. Oh, dai! Vabbè, tocca a te, zio, inutile che tu fai finta di niente. Te la metto molto semplice, chiama questa persona qua. Ma poi quello mi maledice. Ma no, ma è una persona squisita. Chiamalo. Ma che c***o gli dico al divino Telma? Allora, Marco? Buonasera, mi sente? Mi sentite? C'è qualcuno? Divino... È presente qualcuno? Mi sente? Francesca, non lo so, provo a chiamare. Guardi, non so se mi sente perché è partito e sento in sottofondo un audio. Ho la sua attenzione. Pronto, pronto? Io non so se mi sente. Chiudo. Potevi farlo tutto senza che lui mi lasciava la TV sotto. Ce l'ho, signori, ce l'ho. Ma chi è? Chiama senza paura. Salvatore Aranzulla. Però... No. Cazzo, c'è il nome di Aranzulla? Tu ce l'hai. Facilissimo, capito? Adesso ho letto una tua pagina, avevo un dubbio. Ma l'ha fatto davvero? Cavolo, si incazza. È facilissimo. Aranzulla, buonasera, chiamo da Empoli. L'ha messo giù proprio. Basta, basta. Bisogna andare a cena. Io preferisco prendere il punto perché adesso non sta più diventando piacevole per me. Ma nella vita, quando hai un problema, fuggi o lo affronti normalmente? Fugo. Forse questo è il problema. Pensi di scappare per sempre? Tu hai mai parlato con una persona che ha l'ansia? Sì, eccomi. Mi parlo tutti i giorni. Perfetto. Davanti all'ansia, sì? Fuggi una volta che si arriva a un certo non è vero. Momento. Io ho provato a chiamare il divino Telma, non mi ha risposto. Poi ho provato a chiamare Aranzulla e non ha risposto. Cioè, mi sta incominciando pian piano a salire sempre di più l'ansia. Prenderlo per il culo è un gioco. Ma io non sono questo. Con quale sei? Questo. Vai, andiamo avanti. Io torno a respirare un secondo. Io ho problemi con l'ansia dello scherzo. E loro lo sanno perché io non voglio che mi vengano fatti gli scherzi. Mi mette un'ansia folle. Allora, confessiamo una cosa. Una persona, tra senza loro, fare nomi. Senza fare nomi, ti ha tradito. Cioè ci ha chiesto espressamente: venite per favore, fate uno scherzo a Guglielmo durante la puntata. Noi, per rispetto della tua ansia, ci siamo rifiutati. Anche perché era un'idea di merda. Anche perché era graziana. Ma fate finta di litigare. Ma scusa, cioè, uno di due lasciava il set, capito? Uno se ne andava. Ma era credibile secondo te? Se non litigare, ti avevamo di fronte alla telecamera. Cioè, se adesso dici che tu ci avresti creduto, rimpiangiamo di non averlo fatto, però. Ma Graziana qua, facciamo finta che tu hai creduto a questo scherzo. È vero, lei non c'è. Dai. Che era una cosa... Farla sentire in colpa, perché lei deve pensare, ho sbagliato. Piangi. Piango. Vabbè, vaffanculo. No, aspetta, no, Ale, ma è serio? Avete rotto il cazzo, Guglielmo, cioè... Ma è serio? Avete la puntata? Siamo quasi alla fine. Avete due ore di girato. Ma taglia. Ma siamo solamente a chiudere. Taglia, tanto non è fatto l'audio. Mi dispiace, cioè, a me. Dai, facciamo questo audio. Facciamo l'audio. Dai, facciamo l'audio. Mi dispiace che ascoltate, capito? La cosa è... Dai. Se no, cioè, uno non... Vabbè, Ale, vaffanculo. Te... Madonna, io devo fingere di essere imbarazzato, tu invece sei quello che ci è caduto davvero. Non lo so, io adesso vado a dirglielo, Gu, però non... Hanno delle facce di culo. Vai giù, fai finta di lui. Ma che cazzo è successo? Suocca, ti giuro sono... All'improvviso. Ma non è che hai detto qualcosa? No, ma tra di loro... Infatti all'inizio ho pure riso. Gra, mi sta venendo un attacco di panico. Dai, no, Gra, loro hanno iniziato a litigare, non so perché, all'improvviso. Loro. Sì, all'improvviso. Io non... Andiamo. Aspetta un secondo. Dai.
quando? Non lo so. Non lo so, Gra. Non lo so. Ma che, cioè, non lo so. Ma non hanno mai fatto così. No, ragazzi. Quando ti dice che è uno scherzo? Quando ti dice che è uno scherzo? Cazzo di cuore. Vabbè, poi ne discutete dopo e vi sedete. Ah, per continuare. Dite che è uno scherzo. Va bene, va bene. Dai. No, Gu abbiamo chiarito comunque. Adesso finiamo la puntata. Che ci ha detto Graziana che sono un po'. Finiamo la puntata. Ale? Possiamo dirti una cosa, Guglielmo? Era uno scherzo! Sto scherzando. Ma che cazzo va detto che fa sto scherzo di merda? Era organizzato, c'era... Ma vai a cagare! Ma questo è il tuo scherzo? No, non è il mio scherzo! Ma vai a cagare, ma va a f***o! Ma è c***oni voi, scusa! C***oni voi! Beh, non so se... Non mi sembra, mi sembra che è più confidenza con te. A posto. Non mi interessa c***o. Non mi interessa un c***o. Non mi interessa un c***o. Sì, non mi interessa un c***o. Posso andare? Non me ne frega un c***o, li odio! Ma tu lo sai come sto io con gli scherzi, che mi fanno venire l'ansia! Sto per avere un attacco di panico mentre sto al telefono e mi fate lo scherzo! Ma che c***o è? E mi in faccia, no? Mi conosci? Non me ne frega un c***o! Scusate, non me ne frega un c***o! Non me ne frega un c***o! Ma è colpa nostra! No, non me ne frega un c***o! Non me ne frega un c***o! Non me ne frega un c***o! Deve essere uno scherzo innocente. Ma tu lo sai che non esiste lo scherzo innocente. Tu lo sai, mi conosci meglio di chiunque altro. E fai sta cacata dopo. Aspetta. Che al telefono mi viene attacco di panico quasi per fare lo scherzo a sto c***o di Divino Telma che era Anzulla e chiedigli l'iPhone. Ma c'ho scritto c***o in fronte. Ma aspetta, io non c'ero. Non me ne frega un c***o. Non me ne frega un c***o. Hai fatto lo scherzo? Perfetto, hai riso? Ecco qua. Andiamo. Chiudiamo, non me ne frega un c***o di sta puntata. Era uno scherzo innocente. No, Gra, tu mi conosci. Tu sì, mi conosci. Appunto, perciò non abbiamo fatto una cosa elaborata. Era proprio uno scherzo innocente. Tu in no. Litigio tra Alessio e Alessandro che dovevano venire tra di loro. Ma tu sai che cosa hanno fatto? No, non c'ero. Ma lo sai che cosa hanno fatto? No. E la pensaci due volte. Ma mi dici che hanno fatto almeno. Mo mi sta richiamando forse il Divino Telma in tutto questo. Non me ne frega un c***o. Aspetta, mi dispiace. Non me ne frega un c***o. E sei stata in c***a con un doppio scherzo. Raga, in tutto questo era il Divino Telma questo. Lo chiamo, sono nel mood. Sì. Allora, buonasera. Buonasera, Carlo Corbucci. Divino? E chi è? È Carlo Corbucci. Cioè? Faccio il casting per Goliath, che è un nuovo canale satellitare. Ho praticamente in gestione la sezione artisti, interest, lascivious, manipulation. Praticamente è una nuova sezione di questo canale, come Netflix praticamente, non so se è presente. Senta, okay. Siccome telefonano alcuni scarsamente affidabili... Pronto, pronto, non la sento bene. Siccome di quando in quando telefonano persone non affidabili... Lei mandi una mail e poi se risulterà... Questo va benissimo, certo, 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 questo non è un problema. Ecco, allora mandi una mail alle quelle che trova nel sito... Nel sito... Ti posso chiedere per favore il sito dove lo posso... Scusi, una domanda... No! Ma lui è abituato forse qua alle... Per colpa nostra in tutti i posti in cui andiamo... Scherzo a lui! No, Divino Telma, voi siete delle merde, ok. Sono tipo le 10:30 di notte, io non ce la faccio più. 22:22, esprimi un desiderio. Io vi voglio fuori di qua. Ok? Quindi ringraziamo The Show per questa bellissima partecipazione, non avverrà mai più. E niente ragazzi, noi come sempre ci vediamo sempre qui, ma non so quando. Io ho da aggiungere una cosa. Tu sei tornato sobrio. Sul nostro canale è uscito un video dove facciamo degli scherzi
a Roma, ai Romani, e ha partecipato anche Gu. In maniera molto anche tranquilla. Molto naturale. Andatelo a vedere. Una volta tagliato prendiamo il guanciale e lo facciamo rosolare per 10 minuti in padella. Scusi, ad accendere per caso? Come no. Grazie mille. Che cosa? Cosa da non fare ai Romani? Venite, scrivete. O a Roma, non mi ricordo come si chiama. Vabbè, qua sotto c'è il link. Qua sotto comunque. C'è il link. Dai, ciao. Ciao.